Siamo giunti all'ultima finale di questo campionato italiano esordienti, classe maschile, chilogrammi 80 sul tappeto, Milani Massimo della Karate Sant'Angelo, posto a Sarnataro Emanuele del Champion Center, il commento tecnico di Gennaro Tararico. Ultima categoria, e Sarnataro è già finalista dell'anno precedente, classificato al secondo posto, quindi esperienza già in questo settore, in questa categoria, però l'atleta con la cintura rossa, come vedete, non è che non si fa intimorire, atleti che anche qui l'agonismo è quella che la fa da padrone. Vediamo i due atleti che vengono fermati e dato un controllo all'atleta con la cintura rossa, quindi un minuto al termine e i due atleti sono secondo me ancora sul pari per quanto riguarda tutto il parametro bagaglio tecnico che hanno da dimostrare. Bella tecnica di gamba, tecnica a bersaglio, comunque lo scambio è notevole, l'agonismo si fa sentire, si vede, atleti che non ci stanno a lasciare il titolo all'avversario, un richiamo probabilmente per l'eccesso di vigore nel portare questa tecnica verrà data all'atleta con la cintura rossa e difatti viene richiamato per la seconda volta, quindi un Keikoku a sfavore. Siamo nella fase conclusiva del combattimento, gli ultimi 25 secondi stanno per cominciare, adesso anche la parte diciamo prestazionale, quindi fisica, quanto hanno da consumare ancora sarà quello che fa differenza. Una bellissima tecnica a bersaglio, però il bersaglio è stato toccato, quindi un richiamo verrà dato. L'equilibrio c'è e ancora si mantiene, anche se probabilmente l'atleta con la cintura blu, Sarnataro, ha dimostrato qualcosina in più. Vediamo comunque come va a finire. Continuano a combattere tecnica a bersaglio, belle tecniche, gli ultimi 10 secondi. Ai punti forse l'atleta con la cintura rossa ce l'ha avuto, però finisce in questo momento. Attendiamo il verdetto dei giudici. Ecco gli arbitri che aggiudicano la vittoria a Sarnataro Emanuele della Champion Center, categoria 80 kg, vittoria per Sarnataro Emanuele, classe esordienti, titolo edizione 2007. Il vincitore dell'ultima categoria di 80 kg di questo campionato italiano esordiente, un atleta giovanissimo, già finalista l'anno scorso, quest'anno però porti a casa più. Sì, è una bella soddisfazione, che ho sprecato, ho fatto 3 mesi di allenamento e ne passa la pena. Vuoi dedicare a qualcuno la vittoria di oggi? Sì, voglio dedicare la vittoria ai miei amici che mi hanno sostenuto in questi 3 mesi, ad Alessandro, Giuseppe e mio fratello e gli altri amici.